Andreo. Complimenti per il film perché è una storia semplice che tratta una storia complessissima, quindi la semplicità è secondo me proprio un amore per la storia che ha raccontato, è riuscita a svolgerla trattando questa complessità di temi e di contrasti. La cosa che mi ha colpita di più è proprio una scelta anticonvenzionale, cioè di andare a smantellare gli stereotipi. Per cui poteva essere un film banalmente di critica cattolica, poteva essere banalmente un'eroina medico, invece è riuscita a mantenere questi contrasti di colore. E come si fa? È una domanda. E sì, poi un'altra cosa che mi ha colpito è Samuel, mi ricorda moltissimo come voce, come modo, come sguardo sul mondo, gli scrittori ebrei, che hanno questa capacità di ironia e di guardare alla realtà con un'acutezza, una presenza di spirito diversa. Per cui, complimenti. C'était important qu'il y ait ce personnage qui effectivement peut avoir une façon de s'exprimer, de cacher ses sentiments, de ne pas être romantique, mais au fond d'être affectif, d'avoir aussi l'ironie sur ses bonnes sœurs qui ne veulent pas se faire soigner. Je crois que c'est un personnage qui est important, même s'il est évidemment en dehors de l'intrigue principale au début. Et puis je trouvais que c'était aussi une relation amoureuse intéressante pour cette fille d'avoir une histoire comme ça qui ne paraît pas une histoire d'amour classique du jeune chirurgien très beau. Déjà, j'ai choisi un acteur qui n'est pas beau. Donc j'ai tout de suite soulagé la tension du chirurgien super beau. Et donc ça donne quelque chose d'original aussi à cette jeune docteur qui s'intéresse à un type comme lui. Et pour moi, c'est un acteur que j'aime beaucoup parce qu'il a beaucoup de charme, il est enfantin. Et donc, vous savez comment en fait les choses soient subtiles, c'est dans le choix des acteurs beaucoup. C'est-à-dire que si vous prenez un acteur qui n'a pas la dimension, la subtilité pour exprimer les sentiments, vous pouvez avoir tout de suite, tout tombe. La scène que vous avez écrite, paf, tombe. Et donc, c'est vraiment le travail de mise en scène, c'est vraiment 70% le choix. Le choix, et sur un sujet comme ça, si vous n'avez pas les visages, si vous n'avez pas la complexité, ce qu'on cache, il faut cacher. Moi, je dis toujours aux actrices, il ne faut pas aller vers l'émotion, il faut retenir l'émotion, il faut cacher. Parce que quand on souffre, on n'a pas envie que ça se voie. Donc, c'est un travail assez fin et subtil sur la façon de diriger un visage, un acteur. Sicuramente il personaggio di Samuel era un personaggio che permetteva di raccontare o dare quantomeno un punto di vista forse diverso sul film. È un attore che amo molto, è un attore molto, appunto, come dicevo prima, ironico. Capace di essere affettuoso, con una fisicità particolare, un uomo di charme. E la sua relazione con la dottoressa quindi non rientra in uno schema classico che uno si aspetta tra il giovane chirurgo affascinante e la giovane dottoressa, anzi, va a scardinare quello, il già visto. E questo rende anche appunto la storia d'amore all'interno del film un po' più particolare, forse un po' più interessante. Una cosa fondamentale per mostrare in modo molto sottile le emozioni è scegliere l'attore giusto. Diceva che più o meno il 70% di tutto quello che è la sceneggiatura di un film è fatta poi dalla scelta delle persone che tu metti davanti alla telecamera, perché sono i volti e il modo in cui li riprendi, in cui li riporti poi sullo schermo, in cui li fotografi. E la complessità in quello fai che poi rimandano e ti ridanno delle emozioni e ciò che vuoi raccontare. In particolare, quello che ho sempre detto e che dico ai miei attori è che bisogna nascondere le emozioni per poi farle arrivare, non bisogna buttarle nella cinepresa, nascondendole poi diventano più forti. Questo è sicuramente una grande, grande parte del mio lavoro. Des acteurs qui jouent bien, ça n'a aucun intérêt. Ce qu'on cherche, c'est des acteurs qui sont existentiels, qui arrivent à vraiment transmettre
quelque chose de la condition humaine. Donc c'est ça qui est passionnant dans le métier de metteur en scène, c'est que vous ne savez jamais comment ça va, la chose que vous avez écrite, comment elle va naître. Donc c'est un acte de naissance, de donner la naissance à une scène, à un moment. Et ça c'est exaltant parce que ça vous porte à chercher quelque chose. Et c'est là où il y a un équivalent de la foi. Il faut avoir la foi dans l'acteur que vous avez choisi, sinon fini. Insomma, tutto sta proprio qua. Io non cerco mai dei bravi attori, cerco degli attori che abbiano in sé qualcosa di esistenziale, no? Che sappiano, siano capaci di portare nella vita, nello schermo, quello che si chiama la condizione di me, la condizione umana. Quindi in realtà io ho una scena scritta, ma non so che cosa ne verrà fuori, no? È una specie di atto di nascita ed è anche un atto di fede. La fede nell'attore e in ciò che è tutto il sistema che è messo in piedi, quindi durante la scena verrà poi fuori il risultato di questo atto di fede. E volevo chiedere a Van Fontaine, visto che ha dimostrato, che sembra abbastanza evidente, di saper passare dalla comicità più accesa al dramma più interiore, e prima ha sfiorato un attimo, ha accennato il film che ha finito di girare, se poteva dirci qualcosa di più, che film sarà, chi sono gli attori, che storia racconta, sono quello che può dirci. Non, j'ai du mal à parler du film que je viens de faire parce que je viens de le finir il y a 15 jours. Il è finito da 15 giorni. Mais je peux vous dire qu'il y a un jeune garçon qui va de 12 ans à 24 ans, qui a un parcours extrêmement particulier, qui vient d'un milieu prolétarien français. Parla di un ragazzo, merci. Che parla della storia della vita di un ragazzo dai 12 ai 24 anni, quindi tutta la sua evoluzione, e viene da una condizione di proletariato. È un univers homophobe, raciste, très difficile, e che va arriver a inventer sa vie d'une manière tout à fait inattendue. E quindi insomma lui cresce in questo universo assolutamente omofobo e razzista e sarà capace di inventare la propria vita in un modo assolutamente inaspettato. Vous voyez, c'est pas un film comique, mais on rit quand même dedans, je crois. Insomma, non è un film comico, però credo che ci sarà anche da ridere. Et dans un des rôles, il y a l'homme qui joue le chirurgien ici, Vincent Mackay, qui joue un des rôles, il y a Charles Berling, il y a Isabelle Huppert, enfin, il y a pas mal de gens. Voilà, mais je suis venue en Italie alors que je suis en train de monter le film, donc c'est vraiment le début. Lo sto proprio montando, quindi veramente ci sono alcuni attori, c'è il chirurgo del Desenanson, c'è Isabelle Huppert, ma ci saranno una serie di attori, ma ho finito 15 giorni fa e lo sto montando, quindi è un po' prematuro.